Beh, ragazzi, la notizia del giorno è che Alvaro Morata probabilmente rimarrà alla Juventus. Perché dico probabilmente? Perché non c'è mai certezza nel mercato. È come dall'inizio, vi continuiamo a dire, arriva Icardi se parte Morata, succede questo se parte Morata, andiamo a prendere quello se il PSG ci dà la possibilità. Ci sono tanti se, tutti se. E io ovviamente mi metto qua e commento le notizie. Io il primo giorno della trattativa per Morata vi dico, secondo me non succederà, secondo me Morata non lascerà la Juve, ma non sarei sorpreso del fatto. Poi, boom, 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 di qua, Morata ha detto sì, il Barcellona ha detto sì, la Juventus sta cercando un attaccante, i contatti col PSG, Icardi vorrebbe. Sembrava praticamente fatta, ma anche lì vi ho detto, attenzione, con calma, però lì ammetto la mia idea di Morata non se ne va, aveva iniziato a scricchiolare definitivamente, ed ero abbastanza convinto che alla fine Alvaro se ne sarebbe andato. Facciamo un passo però per ricostruire tutta la situazione, perché dietro a quella che sembra confusione c'è una logica che condivido e c'è una critica tremenda che invece devo fare. Per iniziare c'è OneFootball da scaricare, il link per farlo è qui sotto nei commenti e anche in descrizione, proprio perché ragazzi lo aprite e c'è una notizia e poi c'è un'altra e poi c'è un'altra che non è in coerenza dell'applicazione. È il punto che il mercato è fatto così. Il mercato è fatto così, ogni minuto può succedere qualcosa, quindi per monitorare tutta la situazione scaricatevi gratis OneFootball e lasciate un mi piace a questo video, perché ci sono diverse cose da dire sia pro sia contro la Juventus e anche un paio a proposito di Alvaro Morata. Allora, vi parla uno che lo scambio lo avrebbe fatto, per scambio intendo fuori Morata dentro Icardi, lo sapete, ne ho parlato tanto in questi giorni, però ieri vi ho anche detto che, attenzione, Icardi è una toppa, Icardi è un punto da mettere lì in un momento di difficoltà, in cui dal niente la trattativa scoppia e Alvaro Morata se ne vuole andare al Barcellona, perché ricordiamoci che questa cosa non è ufficiale ma è ufficiosa, e cioè Alvaro Morata avrebbe lasciato e di corsa la Juventus in questa finestra di gennaio, e quindi ora Juve si tiene un Morata scontento in rosa perché sarebbe voluto andare al Barcellona. Questo non ci piove. Io però vi dico una cosa, apprezzo un sacco questa posizione della Juventus. Ve l'avevo detto in treno, il viaggio in treno, mentre tutto ballava, vi ho detto, ragazzi, a me va bene che Morata parta, però o lo fa subito o non lo fa più. E la Juventus o gli dice, ok, te ne vai perché ho trovato il sostituto, o tiene Morata. E questo è giusto. Io adesso faccio un passo indietro, vado al 28 di agosto di quest'estate, Ronaldo dice alla Juventus, io ho un accordo con il Manchester, che all'inizio sembrava il City, poi in realtà è diventato lo United, me ne vado. E la Juventus si è detto, vabbè, fatti portare i soldi, ti girano i coglioni, se ci portano i soldi te ne vai. No, ma cosa stiamo dicendo a 3 giorni alla fine del mercato? Cristiano Ronaldo, che se ne va, così. E se n'è andato. E tuttora è un'operazione di mercato che ci sta mandando in braghe di tela. Quindi imparare dagli errori, perché errare umano, perseverare diabolico. Quindi ci sta che la Juventus non dica anche a Morata e vabbè dai, vattene, poi ci guardiamo, capiamo chi prendere. No, se la Juventus riesce a entrare in una trattativa per il sostituto di Morata in tempi brevi, allora Morata è libero di prendersi su, fare le valigie e andarsene. Caso contrario, no. Ragionamento, proviamo a ricostruirla. Morata è convinto di rimanere alla Juve, ma non è contento, e poi parleremo anche di questa cosa. Arriva al Barcellona, lo chiama e gli dice, ti offriamo 6 mesi più altri 12 e poi ci guardiamo, vieni da noi? Allora dice di sì, prova a convincere la Juve mette in stand by e dice, attenzione, vi do risposta in tempi brevi, fatemi fare un giro di telefonate con l'allenatore per capire gli obiettivi. Allegri dice Icardi o niente, perché in questo momento Icardi o niente per sostituire Morata 6 mesi. La Juventus chiama il PSG, si informa su Icardi, Icardi sarebbe magari anche disposto a venire a Torino, io non lo so, questo nella ricostruzione non ci può essere, e il PSG gli dice, io sono disposto a cedertelo, ma voglio monetizzarlo, cioè prestito secco non se ne parla. Tra l'altro ieri sera mi sono guardato tutto il PSG in Coppa di Francia per vedere giocare Icardi, ha fatto 0 minuti. La Juventus dice, bene, allora no, allora se devo pagare Icardi, no, tengo Morata per 6 mesi, perché nella testa della Juventus Icardi è, come vi dicevo ieri, una toppa per 6 mesi, perché la Juventus non vuole fare questo, vuole arrivare a quest'estate libera e tranquilla di poter decidere e valutare il movimento del mercato degli attaccanti.
tradotto, magari ci abbiamo pure Vlahovic in testa, che ne so, non ne ho idea, questa è una mia sparata, la mia illazione, però la Juventus vuole essere libera di osservare e capire. Non dimentichiamoci che poi l'anno prossimo si sblocca anche il discorso legato all'aumento di capitale con 70, 75, 80 milioni di euro che dovrebbero arrivare per il mercato, più vai ad alleggerirti di tutti i contratti che ti vanno a scadere. Non dico che sia impossibile, non dico che sia fattibile, però la Juventus magari ci vuole ragionare un attimo. Se non sarà Vlahovic, potrà essere Scamacca, che come vi ho sempre detto non capirei a gennaio, capirei invece in estate, perché ti vai a costruire il futuro sull'attaccante che vuoi. Effettivamente te lo scegli, te lo prendi, lo metti all'interno della rosa, gli fai fare la preparazione, inizia a respirare la Juventus, è diverso rispetto ad arrivo adesso, gioco Napoli, Milan, Roma, Inter, Atalanta... Poveraccio, cioè non c'è neanche il tempo di respirare. Quindi un giocatore pronto per sei mesi, come Icardi, Allegri lo avrebbe voluto, non c'è. Rimane Alvaro Morata, che personalmente ritengo meno adatto rispetto a Icardi per terminare questa stagione con la Juventus, perché il punto grande di tutta la discussione è questo. Non dimentichiamoci che la Juventus parlava di acquistare un attaccante ben prima del discorso legato ad Alvaro Morata. Quindi se Morata non se ne va e rimaniamo così, non è che adesso accantoniamo tutto il discorso relativo agli attaccanti, probabilmente toglieremo Icardi da questa equazione, è vero, ma non dimentichiamoci che i problemi in attacco ci sono, sono evidenti, manca un giocatore d'area di rigore e che dovrà essere inserito all'interno della rosa, perché così non va, non è che magicamente discorso Morata-Icardi si porta via tutto, quello è un problema che rimane e che va risolto, perché se non lo risolvi significa soltanto che non hai capito ancora la situazione, che non è che sei a pochi punti dal Napoli, hai fatto la rincorsa nelle ultime giornate, quindi tutto è perfetto e risolto tutto, no, questa rosa rimane con dei grossi limiti a livello strutturale e rimane una rosa che difficilmente crea e finalizza occasioni da gioco. Quindi dovrà migliorare sia Allegri sia la società. Dovrà la società cercare di dare un profilo che Allegri ritiene più opportuno e Allegri dovrà cercare di far girare meglio la Juventus, perché quello che abbiamo visto fino adesso e ne abbiamo parlato è puramente insufficiente. Quindi questo è e questo rimane. Mi ricollego ancora al discorso Cristiano Ronaldo per un motivo. Io sono sempre stato dell'idea che Cristiano Ronaldo non fosse più grande della Juventus. Però questo momento mi mette davanti a magari un ripensamento, una marcia indietro, perché se la Juventus quest'estate, quando Ronaldo gli dice me ne voglio andare, si incazza, ma alla fine accetta i soldi dello United facendo anche minusvalenza, perché abbiamo accettato 15 milioni contro i 25 che erano a bilancio, perché ora invece con Alvaro Morata può fare la voce grossa, addirittura con più tempo a disposizione, perché il mercato qui appena iniziato, lì era appena finito? Tradotto, perché con Ronaldo alla fine gli abbiamo detto ok vai, e con Morata gli abbiamo detto no vabbè tu resti? Allegri considera Morata più forte di Ronaldo? Non prendiamoci in giro, non può essere questa la risposta. Probabilmente perché la Juventus non avrebbe avuto la forza di dire a Cristiano Ronaldo, o comunque ci ha provato, ma non ha avuto la forza di trattenere uno come Cristiano Ronaldo. Non vorrei mai che poi questo discorso potesse risolversi con quella famosa carta Ronaldo che si sta cercando, che chissà cosa c'è scritto, magari c'è un ricatto da parte della Juve, un ricatto da parte di Ronaldo, adesso le stiamo proprio sparando. Però perché quest'estate, nella stessa situazione, con meno tempo a disposizione, con un giocatore più forte, la Juventus accetta in 4-4-8 di vendere e a gennaio invece fa la cosa giusta, cioè se trovo un sostituto te ne vai? E se no, no, perché cos'è la carità? Io penso al livello della mia squadra, quindi se arriva un giocatore che secondo me non solo va equivalente al livello di Morata, ma addirittura diventa più efficace in quello che è in testa, bene, se no allora non ti muovi, cioè non si scappa. E questo è il modo di ragionare giusto di una squadra di calcio seria. Non vendo Ronaldo e poi chiamo Mino Raiola e gli dico dammi Moise Kean per 40 milioni di euro. Cioè non scherziamo, perché se oggi la Juventus mi avesse venduto Morata, tra virgolette, perché non è nostro, avesse chiamato il PSG e avesse detto ti do 40 milioni per Icardi, avrei detto ma siete rincoglioniti ancora ricadendo lo stesso errore? Vendiamo il giocatore e poi ne compriamo un altro a peso d'oro? No, non è questo il modo. Il modo è, già c'ho pochi soldi, se ci riesco bene, se non ci riesco a farci tuoi rimani qua. Ora, parliamo di Alvaro Morata. Un'altra cosa, quel discorso di legato alla Juve e alla grandezza di Ronaldo, semplicemente, ma mi sembra debole come ipotesi, la Juventus non vedeva l'ora di scaricare quei 31 milioni di euro l'anno di Ronaldo e che quindi ha colto la palla al balzo. Parliamo di Alvaro Morata.
Io l'altro giorno avevo fatto un Reels, un TikTok, uno Shorts, in cui imitavo Morata e citavo una sua intervista post partita dell'anno scorso, dove dopo una vittoria per 3-0 alla Juventus, mi pare sul Genoa o sul Cagliari, diceva: noi siamo qua, moriremo sul campo, perché il motto della Juventus è fino alla fine e ci crederemo fino alla fine, in riferimento a un'eventuale rimonta a scudetto. Chi non ci crede, spenga la TV. E qualcuno questa frase su Morata l'ha utilizzata in senso negativo, cioè: ma come, l'anno scorso dicevi a me di spegnere la TV perché non ci credevo? E io, a me ha dato fastidio quella roba lì, perché io in quel momento lì non ci credevo, ma comunque la partita io ve la guardo. Parte razionale mi fa dire: ragazzi, cioè, non si andrà a scudetto. Però questo è un altro discorso. Mi dici di spegnere la televisione e poi alla prima occasione te ne scappi? Beh, Alvaro Morata avrebbe spento la TV volentieri, nel senso che non ci credeva più, non ha più stimoli, non ha più voglia. E quindi, come l'anno scorso chiedeva a chi non aveva stimoli, chi non aveva voglia, chi non aveva più forse nemmeno amore per seguire la Juventus, di non seguire più la Juventus. E in una situazione in cui Alvaro Morata non ha più stimoli, non ha più amore per la Juventus, semplicemente si sarebbe levato ritorno. Ora io ve la butto lì, prendetela con le pinze, perché tutte le volte che vi dico alcune cose che mi arrivano alle orecchie da fonti che comunque con la Juventus c'hanno pure a che fare, Morata non sarebbe contentissimo, non dico della situazione Juve legata al riscatto, perché lì io non so se davvero la Juventus gli ha detto: ehi Alvaro, ciao, scusa, no, sì, buon Natale, buone feste, non ti riscattiamo, ciao, e gli ha messo giù il telefono in mezzo alla stagione. Così magari Morata lo immagina, magari il procuratore di Morata sta suonando l'allarme e avrebbe preferito un club come il Barcellona, che sicuramente avrebbe potuto utilizzare cartellino di Griezmann per entrare in possesso del cartellino di Morata, perché non dimentichiamo ciò che tante volte abbiamo letto: Bentancur all'Atletico, Morata alla Juve, scambio alla pari. Quindi magari si cercava un incastro a titolo definitivo per il cartellino di Alvaro, semplicemente. Ma Alvaro Morata in questo momento non sarebbe soddisfatto della gestione tecnica dell'allenatore, di Massimiliano Allegri. Ci sarebbero un po' di nervi tesi tra i due. Ribadisco, prendetela con le pinze, non è un'ufficialità, non sono un giornalista, non do le notizie, vi riporto una voce che mi è arrivata e non ho interessi nel mettere zizzagna qui e là, ve la riporto. Questa è, se ci volete credere bene, se non ci volete credere non bene. Io stesso faccio un po' fatica a capire se può essere vero o falsa, nel senso che Alvaro Morata comunque è stato titolare fino adesso, anche in occasioni in cui magari un qualsiasi altro allenatore lo avrebbe preso per il gabanino qui dietro e avrebbe detto: Alvaro, se ti riposi 2-3 giornate ne facciamo giocare un altro. Quindi mi sembra anche un po' difficoltoso, però quello che succede dentro la Juve, negli allenamenti, queste cose non le posso sapere. Però ieri ancora Allegri avrebbe ribadito Morata che lui è il titolare e che da lì non si muove. Ora proviamo a ricostruire un'ulteriore cosa per concludere il video, perché secondo me qua casca l'asino. E cioè: perché Alvaro Morata e il Barcellona sono riusciti a parlare fisicamente? Nel senso che io mi sono sempre ricordato negli anni che il club contatta il club: vorrei prendere il tuo giocatore e quindi provo a fare la trattativa con te e poi passo al giocatore. Ora Morata è in prestito dall'Atletico, magari la Juventus viene bypassata da questo concetto, quindi il Barcellona parla con l'Atletico, l'Atletico dice: è alla Juve, a me averlo alla Juve, averlo al Barcellona non mi cambia niente, parla col ragazzo, se è d'accordo poi magari la Juventus la mettiamo in mezzo, perché comunque ci ha pagato 10 milioni di euro. Io non lo so. Però perché, com'è possibile che il Barcellona riesca a parlare con Alvaro Morata mentre sotto contratto con la Juventus in maniera temporanea, quando la Juventus stessa non è dell'idea di cederlo perché magari non c'ha il sostituto? E questo secondo me è il grande punto. Cioè, questa cosa come si spiega? Com'è possibile? Viene bypassata la Juve? Non lo so, può essere. Però perché si è venuto a creare questa situazione di confusione? Perché di confusione stiamo parlando. Un giorno si legge che Morata se ne va, un giorno che è scontento, un giorno che rimane, un giorno che va via, un giorno che arriva Icardi, un giorno che non arriva Icardi, un giorno che arriva Scamacca, un giorno che non arriva Scamacca. È ovvio che poi il tifoso, io che la devo raccontare, voi che la dovete ascoltare, ci mettiamo qui e diciamo: scusatemi un secondo, ma che cosa sta succedendo davvero? E sembra esserci un caos tremendo. Ribadisco, secondo me è lineare.
Ciao, sono il Barcellona, voglio Morata. Ciao, sono la Juventus, Morata te lo do se riesco a dare via uno. Ciao, sono la Juventus, mi dai Icardi? Ciao, sono il PSG, sì, ma mi dai dei soldi. Ciao, sono la Juventus, Barcellona, non ti do Morata perché non ho il sostituto. Secondo me è andata così, lineare, perché anche la Juventus sarebbe stata contenta di sostituire Morata con Icardi per 6 mesi. Però questa è la mia ricostruzione e più di qua non vado avanti. Fatemi sapere un po' la vostra anche qui sotto nei commenti. Immagino che tra 2 giorni, se si giocherà Juventus-Napoli, Alvaro Morata sarà il titolare o comunque sarà in panchina utilizzabile per la Juventus. Ora torno leggermente indietro sulla mia idea iniziale, cioè che non sarei meravigliato di vedere Alvaro Morata lasciare la Juve a gennaio, ma che in questo momento faccio fatica a crederci anche per tutte le notizie che stanno arrivando. Poi, se domani la Juve aveva un altro obiettivo, che ne so, il ritorno di Ronaldo, perché lo United sta andando male, ha perso anche ieri per 1-0, e quindi a gennaio torna Ronaldo alla Juve, si libera il posto in avanti, e quindi può andare via Morata, io questo, ragazzi, ovviamente non lo so. Ad oggi sembra essere stato così. Allegri lasciava partire Morata solo per Icardi. Non si può arrivare ad Icardi, ci teniamo Morata. E ribadisco, per me è un ragionamento coerente e che per una volta trovo una conferma sportiva, e cioè non vado a improvvisare, c'ho già l'attaccante, perché devo andare a rischiare, complicarmi la vita a lavorare, poi non lo trovo e poi lui va a voler andare via adesso, quindi lo do via adesso, poi sono scoperto, no, sarebbe stata la follia. Quindi delle due, per quanto fossi pro arrivo di Icardi, tengo Morata finché eventualmente non trovo l'attaccante. Però Alvaro, c'è la Juve, quindi è vero, attaccante umorale che a seconda del momento sì, però no, nel senso ti fai 6 mesi qua, te li fai tranquillamente, te li devi fare bene. Io su questo non ho dubbi, perché su Morata, sul lato umano di Morata, io penso di avere niente da dire, e quindi penso che li farà comunque bene. Poi ribadisco, è un essere umano e che quindi qualche pensiero in un'altra parte ce lo possa avere è fuori logica. Un bacio, un abbraccio, noi ci vediamo oggi alle 14 che sono in live su Juventibus, e poi se ci saranno altri aggiornamenti ci vediamo ancora qua sul canale YouTube. Bacione.